Stanza inclinata! E il primo che si va a preparare è proprio Biagio Izzo! Vai, Giovanni Vernia! Il bello Rossio Muñoz! Enzo Miccio, prego! Da un Enzo all'altro, Salvi! Elisa Isoardi! Vai! E Gianni Ciardo! Momo! Ok! Vieni, vieni, Massimo, che io e te ci godiamo questa bella stanza inclinata che è veramente di un'allegria incredibile, perché è arrivato il momento di entrare nel mondo horror di lupi mannari e vampiri. Siamo nel castello del conte Dracula, il primo della dinastia dei vampiri. E chi poteva fare il conte Dracula se non Biagio? Beh, lo potrebbe fare benissimo. E allora glielo facciamo fare proprio a lui. Biagio, tu sei Dracula. E Dracula. Che è successo, Dracula? Si è fatto male, udito. Ho fatto male, un po' di sangue. L'hai fatto apposta allora, vedi? Ha fatto la battuta. Tu sei impaziente di agire, hai voglia di sangue, non solo del tuo. Cerchi in giro per tutta la cripta delle vittime, qualsiasi essere umano, tu vuoi il suo sangue. Come una zanzara. Esatto, sei come una zanzara. Come una zanzara tigre. Che è quella? Me lo faccio in dorato e fritto. Tu hai fame, sì. È il mio segno zodiacale. Anche lo scorpione, ma tu hai voglia di sangue umano. Addosso. Di sangue fresco. Sì. No, è giorno, è ancora giorno. Giorno. È ancora giorno. Perché la luce cosa fa? Uccide i vampiri. Mi squaglio. Bravo. Devi aspettare la notte per agire, Dracula. Fate un pisolino, vai. Bravo, bravo. Come dice, fatti un pisolino. Fai un pisolino. Vai nella tua bara a riposare. No, così devi, chi ci va? No, vado a dormire a casa di mia sorella, che è meglio. No, va bene. Scusami, Massimo desidera che tu vada nella... È comodissimo. Eh sì. Ma ci dormi da anni. Cioè, è un extra lusso, è una bara con tutti gli optional, ha il televisore... Sa su coso dentro qua, ma che pensa che hai il televisore al plasma. No, come si fa? Mi fa... Occhio, ma tu ce l'hai da lui, c'è anche provato, per quello che hanno guagli, ciò, ma attendo, ma l'ombra mia, non la sembra più a me, ciò, è comoda. Metto di squincio per non fa proprio la parte. Metto un po' così, eh. Com'è? Mamma ruga. Mamma. Ma poi è proprio la misura mia. Mamma mia, è proprio la misura mia. Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? Chi ha preso le misure? Chi prende le misure? Ma ecco, ecco che entra Vernia, il pronipote di Dracula, Edward Cullen. È scemo, un nipote non ha pigliato niente, Ruzzi, neanche un pelo ha pigliato dello zio. Neanche un pelo. Tu sei la pecora nera della famiglia, sei fricchettone, sei un poeta, non è proprio niente, sei veramente, non hai preso niente dalla famiglia. Sono i denti. Un bambino model. Lo zio Dracula ti schifa proprio. Lo schifa proprio.
avanti. Perché sei un vampiro vegetariano. Voi non bevi sangue, vero? Avete una spremuta di zenzero? Che vergogno! Zenzero! Non si può sentire! Zenzero! Un piatto di miglio decorticato in chicchi. Mamma mia! Non lo sopporto! Chi me l'ha portato? Avete una bietola? Guarda la pietra! Pietra! Non bevi sangue come tutte le sere tu vuoi il mojito. Fino, andiamo a prendere un mojito? Un mojito? Ma fate una spremuta di sanguisugue, zio, è più saporito. Zio Dracula è scandalizzato, la questione va affrontata ed esce dalla bara, proprio non ce la fa più. Non ce la fai più. Esci. Devi spiegare a questo nipote come si deve comportare un vero vampiro, ti fa fare brutta figura. Ti faccio un master, zio, guida. Dai, mostra la camminata da vero vampiro. Ecco. Fallo. È una chiave. È venuta male. Mostra come si svolazza nelle tenebre. Svolazzando. Anche Cullen ripete come ha fatto lo zio. Guardate, una vergogna, che vergogna. Niente, come vampiro Edward è veramente un disastro. Ma ecco che a Edward squilla il cellulare. Un vampiro con cellulare, ma com'è possibile? Sì, pronto? E la tua innamorata Rossio, che sta arrivando a casa a vedere un bel cartone animato insieme a te. Falla venire, quello mi fa sangue. Falla venire. Vieni, c'è anche lo zio. Dracula, raccomanda a tuo nipote che adesso che arriva Rossio, a quell'occasione o adesso o mai più, deve diventare un vampiro e succhiare il sangue alla fidanzata. Ma che viene la Rossio, fai un po' di ronzio intorno e con una zanzara, ciac, un morsetto piccolino, e te la succhi su. Una carezza? Una carezza, non morsi che i denti con questa, zia, che l'hanno inventata a fare, ciac. Un morso e te la succhi tutta quanta, capito? Fammi fare una bella figura. Se non fai così, ha detto che non ti lascia nessuna eredità. Ti diseredo. Bravo, vai, nasconditi nella bara che sta per entrare il Rossio, così osservi attentamente. Attenzione, bussano alla porta. Entra Gianni. Chi sarà? Il vecchio e fedele servitore barese. Annuncia l'arrivo di Rossio. Mo viene Rossio. Lo sa. Ma in barese lo dovevi annunciare. Vieni da qua. Sta qua, ma si può di sta qua. Ciao, amore mio. Eccola, io sono eccola. Lo zio. Gianni, chiudi pure la porta, grazie. Dracula finge di dormire. Ma lui... infatti, non hai fatto le pulizie oggi, eh? Edward e Rossio vanno sul divano. E lui le offre da bere un mojito che sta nella cripta sopra. Vai a prendere il mojito. Io devo andare... vai te. Vai. Che figura. Guardate che figura. Vai a prendere... Ma io mi sono fidanzata con questo? Con lui, con Edward. Vai a prendere lo zio. Di nascosto cerca di farsi vedere per dargli consigli. Dai dei consigli a tuo nipote. Mi raccomando, zio, un morso, uno solo, cola sul collo, due buche esagerate. Succhia, zio, che toppa bella. Toppa bella. Oh, lì la madre che ti... Ecco il mojito. Anche brindiamo? Brindiamo al nostro futuro senza sangue. Ma ecco che dalla porta della cripta entra Elisa, l'assistente privata di Dracula. Gli ha portato il plaid, la dentiera, le pasticchine per la pressione e la borsa di sangue caldo per il pancino. Eccola. Salve. Buonasera, ho tutto qui, eh? Sì, ma questa è una plaid, Sì, questa sarebbe la... Un attimo che chiudo la porta. Ma c'è il traffico in questa casa.
Buonasera, buonasera, la copertina. Ma ecco. Già pagato. Le pastiglie, le pastiglie. La dentiera è sua? Sì. Sua la dentiera. La questa è la coperta. Ma quanta roba mi hai portato? Ma che stai, la febbre? Il sangue, questo mi dicono che abbia retrogusto di mirtillo sottobosco. Questo è buono, mirtillo sottobosco, capito? Mi raccomando, il sangue, mordila, è mordila. Signora, portate un cornetto. Ed esce l'assistente. E che noi ci raccontiamo le barzellette piuttosto di fare l'amore. Ma quali barzellette? Tu mi fai salire il sangue in testa, tu mi fai salire il sangue in testa, capito? Sangue alla testa mi fai venire. Suonano alla porta. Entra di nuovo il servitore barese e annuncia Enzo ed Enzo, gli amici di Edward Cullen. Mo viene Enzo Enzo. Ma sempre mo viene. Ma sempre mo viene. Mo viene. Prego. Entrate, ciao, amici di Edward Cullen. Ciao, buonasera. Dammi una mano. Buonasera, piacere. Calla. Voi in realtà siete dei lupi mannari, nemici dei vampiri. Però siete dei lupi fascisti. Siete dei lupi buoni, dei figli dei fiori. Ma com'è possibile? Non essere cattivi. Sono buoni. Ma guardate che lupo, un lupo posso... calvo. Non si è mai visto un lupo calvo. Il lupo c'è... Perdi... Nel branco è il più lucido lui, tu, eh? Tu, Dracula, guarda che ti graffio. Dracula, sei arrabbiato dopo. E cominci ad arrabbiarti con tutti perché c'è troppa bontà. Lo lupo! Lui ha perso il pelo, ma non il vizio! Yes. Guardate com'è possibile! Vi dovete aggredire! Ma tu si ragazzi! Ma noi siamo buoni, Conte, noi siamo buoni, non siamo cattivi come lei! E non è possibile! È così! Lei è troppo ardente! Ha fatto la battuta ardente! Ma scusi che io già l'ho finito il mojito, tenga! No, no, grazie! Aspetta che faccio un sorso! È finito! Ma ecco che arriva la mezzanotte! Una mezzanotte, ecco. Ma no, mo, non è una... ma che stiamo a capodanno? Mo è mezzanotte. Vabbè, ma è che mo è mezzanotte. Mo che succede? Mo è mezzanotte. Allora, mo è mezzanotte. C'è la luna piena. Ma c'è la luna. È arrivato già. C'è la luna piena e nonostante le loro intenzioni pacifiche, i due lupi mannari si trasformano. Miccio ed Enzo, i due Enzo si trasformano sotto gli occhi di tutti. Anche io! Dracula caccia tutti. Forza, si esce! Dobbiamo chiudere! Lascia qua! Dobbiamo chiudere! Peccato, perché era tanto buona! Forza, a casa! Escono tutti tranne Rosio. Devi stare con Zio Dracula. Accompagnala sul divano. Non devi ti faccio proprio niente. Ma la donna delle pulizie. Devi convincerla a dormire nella bara a due piazze con te. Ho comprato un letto a due piazze, una bara a due piazze. Ci stendiamo tutti e due e tu mi fai sangue. E non mi hai convinto. Devi convincerla, devi cercare di darle un morso sul collo. Sì. Perché tu sei Dracula, il terribile Dracula, hai voglia di sangue. Tu non mi conosci, io sono il terribile Dracula. Se tu ti metti qua, io do un morsetto, solo un assaggino e tu sarai tanto felice. Sì. Lei questo vuoi supplente a casa, sentire che gli orecchioni. La mordi sul collo. Stai ferma. Non te ne devi accorgere. Non è possibile. Non me ne sto accorgendo. Mi chiamavo dai, un... dai, mordila. Mordila. Uno per più. Giuccia. Con sangue. Entrate, venite tutti qui sulle scale, vampiri, Dracula, tutti qua sulle scale, vieni Massimo, vieni. Guarda qua. Grande Massimo, vieni qua sui primi gradini.
e lasciatemi salutare i grandi amici di questa sera di Steppe, iniziando dal Super Dracula Biagio Pizzo. È possibile! Grazie, grazie a tutti, grazie!